Joy segue il Napoli Teatro Festival che inizia con Il Prestito, un testo di Hjörvi Galseran, spero di averlo pronunciato giusto, con la sapiente e sicura regia di Rosario Sparno, prodotto dalla Casa del Contemporaneo, scene di Enrico De Capua, costumi di Alessandra Gaudioso e disegno luci di Simone Picardi. Recensione a cura di Simona Falco. Questo testo, dalla scrittura serrata e spiritosa, è il primo ad andare in scena. Per il progetto Rua Catalana, un'iniziativa di Enrico Ianniello, che ha scelto tre compagnie che usano frequentemente il napoletano come lingua di riferimento nei loro lavori, a cui affidare tre nuovi testi andati in scena in Catalogna, con successo nelle ultime stagioni. La mission del progetto è rafforzare il legame tra la drammaturgia catalana e Napoli. Il prestito è la storia di un direttore di banca, interpretato da Luca Iervolino, che nega un prestito ad un cliente, interpretato da Luciano Saltarelli, che in garanzia può dare solo la sua parola d'onore. È qui che inizia una vera danza fatta di ricatti, di sotterfugi e di giochi di potere. Il ricattatore diventa il ricattato che poi ritorna ad essere il ricattatore in un ballo che sembra non finire mai. La posta in gioco è il prestito, la famiglia, la dignità. I piani si mescolano e la riflessione viene da sé. In una società in cui il finanziamento sembra essere la soluzione a ogni problema, davanti alle intemperie della vita, sarà il denaro a salvarci? In scena, al Palazzo Fondi, 1 e 2 luglio, alle ore 19. Sono garantite tutte le norme per l'emergenza Covid. Per scoprirne di più, scaricate il programma dal sito www.napoliteatrofestival.it. Joy vi saluta e vi invita a seguire le nostre pagine social. Ciao!